Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Principalmente volevo raccontarvi il weekend che ho passato questo fine settimana, che è stato molto molto divertente. E in pratica sono andata in un campeggio a Detroit's Lake, che si trova in Minnesota, con due exchange student, una norvegese e una spagnola che avevo già incontrato ai Welcome Days e che stanno nella mia stessa città. Siamo state insieme allo family della spagnola in questo campeggio dove hanno una specie di piccola casa. Il primo giorno siamo andati con i suoi host parents in barca e quindi abbiamo fatto un giretto in barca e poi abbiamo attraccato in una specie di spiaggia, diciamo, vicino a questo lago che praticamente sono due laghi e uno si chiama Big Detroit e l'altro Little Detroit, e c'è questo pezzo di sabbia, diciamo, che li separa, e abbiamo attraccato lì con la barca e niente, ci siamo divertiti su stando in acqua e facendo i tuffi. Siamo tornati a casa e nel campeggio era fighissimo perché tutti guidavano con le golf cart, quindi anche se dovevano fare, non lo so, 10 metri, prendevano la golf cart e ho provato a guidarla. E poi il giorno dopo in pratica era bruttissimo e quindi la mattina siamo andati a un potluck, che sarebbe praticamente un pranzo, una riunione di tutte le persone al campeggio, e ogni persona portava qualcosa da mangiare, quindi c'erano un sacco di cose da mangiare e siamo state lì, abbiamo conosciuto tutte le altre persone che c'erano al campeggio, è stato carino. E nel pomeriggio invece siamo andati diciamo, in centro città e abbiamo fatto un po' di shopping e poi siamo andati al cinema a vedere Christopher Robin. Già. La sera invece ci hanno invitato a cena nella loro fattoria i genitori dei genitori ospitanti della spagnola e quindi siamo andati lì. E niente, mi sono divertita perché sono, diciamo, questi signori collezionano macchine e quindi siamo andati nel garage dove hanno tutte queste macchine d'epoca e ci hanno un po' spiegato tutto. Poi avevano il jukebox e quindi abbiamo messo la musica col jukebox, e poi praticamente avevano, non lo so, gli hula hoop, quindi siamo messi a giocare con gli hula hoop, è stato un sacco divertente. Poi in pratica abbiamo provato una specie di gioco che non so come spiegarlo, è tipo un ferro di cavallo, cioè due ferri di cavallo insieme e tu devi provare a staccarli. E ci ho perso mezz'ora, però poi ce l'ho fatta. Oh. Al tramonto invece siamo andate fuori perché è bellissimo questa fattoria e abbiamo fatto un sacco di foto. Poi
siamo andati in un negozio che si chiama Lake Shirt, e in pratica è proprio lì sul lago, e è bellissimo perché ci sono tutte le magliette di diversi posti, in America, ma anche tipo Messico o Sud America, e tu praticamente puoi comprare questa maglietta, tutte queste magliette non costano nulla, e il bello è che sono, diciamo, su un tavolo, così, e sono tutte ammucchiate, quindi tu devi soltanto cercare quella che ti piace di più e comprarla, e è molto originale. Io in pratica ho comprato questa qui, che è di un'isola vicino al Messico, e niente, mi piaceva. E questo è tutto, non voglio fare video troppo lunghi, quindi preferisco spezzare. E tra poco uscirà quello sulla scuola e sullo sport di sicuro, perché ormai ho iniziato entrambe le cose, e quindi spero che continuate a seguirmi. Ci vediamo al prossimo video.